Beh, il titolo vi risulterà differente perché l'ho cambiato stamattina, ma è la prima parte della... Poi alcune altre cose le cambio qua in corso d'opera perché ho... tra il 30 e il 60% dell'evaporazione del ciclo idrologico se ne va in evaporazione. Vedete, venite dalla meteorologia, mi avete detto. La meteorologia ci dice forse, non si dice se piove, ci dice se nevica, non ci dice quanto piove, non ci dice quanto nevica, ma comunque supponiamo che ci dica quanto piove. Di quello che piove, poi adesso dobbiamo calcoliamo come si ridistribuisce. E per capire l'evapotranspirazione dobbiamo innanzitutto capire qual è la ragione interna fisica per cui l'evaporazione avviene e qual è poi il processo che descrive l'evaporazione. Quindi la prima cosa che noi andiamo a vedere è che l'evapotranspirazione manifesta l'incremento di entropia. In idrologia esiste una parola magica che si chiama evapotraspirazione, perché l'evaporazione in realtà è composta di due o forse tre elementi, l'evaporazione, e per evaporazione si intende evaporazione dalle superfici libere ed evaporazione dai suoli, e traspirazione. La traspirazione è l'evaporazione che avviene per mezzo delle specie viventi, in particolare dei vegetali. Anche io e anche noi stiamo traspirando in questo momento, però diciamo che il computo della traspirazione animale è considerato secondario rispetto a quella vegetale, perlomeno per il nostro sistema. Allora, evaporazione nei processi reali di versante o di su cui noi siamo concentrati, evaporazione e traspirazione si fa fatica a separarli. Diciamo che la separazione delle due componenti dell'evaporazione è difficile e quindi quello che si fa è di cercare di descrivere tutte, o che è stato fatto finora, è stato quello di cercare di descrivere tutte assieme e sono storicamente chiamate evapotraspirazione, coniando una parola che tiene in conto di tutte e due le cose. L'evapotraspirazione, nel suo manifestarsi, è un flusso di energia, di acqua e di vapore, quindi di massa, e conseguentemente anche di entropia. Si porta in giro un po' di entropia. Come avviene? Beh, l'evaporazione è la manifestazione macroscopica della struttura una delle manifestazioni macroscopiche del fatto che la materia è composta da molecole. In particolare l'acqua è composta da molecole di H2O. Ciascuna di queste molecole ha per effetto della temperatura del liquido in cui si trova una certa agitazione termica che appunto risponde alla temperatura. Per effetto della temperatura, alcune molecole possono avere un'energia cinetica superiore a quella che una certa energia cinetica elevata, in particolare superiore a quella barriera che costituisce la superficie del liquido. E quindi possibilmente possono passare dal liquido allo stato di vapore. L'evaporazione, vista da questo punto di vista, è un processo di equilibrio perché per una molecola che si muove dal liquido alla parte di aria, superficie, cioè sarà una molecola che torna indietro all'equilibrio.
Se siamo in disequilibrio, avremo un flusso di molecole da una parte e dall'altra a seconda della direzione del disequilibrio. La diffusione quindi avviene per questo motivo. Dovete pensare però che i primi studi sull'evaporazione che sono di Dalton, diciamo l'evaporazione moderna, arrivano molto prima della consapevolezza che la materia è composta da atomi. Quindi almeno c'era una percezione molto vaga di questa situazione. Questo processo di scambio avviene continuamente. Se mettiamo un coperchio, se questo sta avvenendo in una pentola e quella è la pentola della nostra pasta che bolle, per esempio, che qua sarebbe anche l'ora si va verso l'ora del pranzo, che per noi tarderà. Se mettessimo una coperta, che cosa succede? In questo processo di scambio tra il calore, tra l'acqua, la superficie liquida e il vapore corrispondente viene bloccato dalla superficie, in particolare si raggiunge una situazione di equilibrio. Quello che succede in natura invece è che questo coperchio generalmente non c'è, quindi l'acqua tende ad evaporare. Se c'è una superficie d'acqua, questa tende ad evaporare più o meno completamente man mano che il vapore viene asportato. Allora, l'acqua, c'è l'acqua, l'acqua evapora. Quali sono le forze che hanno agito dal punto di vista macroscopico e sono andate a formare, a innescare questo moto? Beh, per capire le forze che hanno agito, noi potremmo guardare il bilancio di energia. Il bilancio di energia che vedete espresso qui come in una forma che forse avete visto a fisica tecnica, possibile? Voi fate fisica tecnica? Sì o no? Sì, quindi, ma avete mai visto una formula di questo tipo? No. Allora, U si chiama energia interna. dU è la variazione di energia interna. Questa energia interna di che cosa è funzione? È funzione di, in questo caso, tre variabili, se potrebbero avere in alcuni sistemi anche di più. Cioè, la prima, la S, si chiama entropia, che è una variabile di stato, che poi non sto qui a spiegarvi che cos'è. V è il volume, che sto considerando. E M è la massa. Qualcuno invece della massa preferisce mettere il numero di molecole, quindi il numero di moli, quindi magari mette un N come numero di moli. Queste espressioni si possono poi mettere per unità di volume, per unità di massa, per unità di per numero di mole. E questa energia interna storicamente che cosa è uguale? Beh, se noi consideriamo che dU è un differenziale e lo pensiamo come una funzione di tre variabili, che cosa possiamo vedere? Beh, la variazione di dU è uguale alla variazione di dU fatta rispetto a dS più la variazione di dU fatta rispetto a dV più la variazione di più la variazione di dU fatta rispetto alla massa. Queste sono tre variabili, tre derivate parziali. Lì vedete il secondo membro, però io l'ho scritto in modo un po' diverso, cioè ho scritto al posto di quella che sarebbe dU su dS, ho scritto T. E voi mi potete riconoscere la temperatura. Al posto di dU su dV ho scritto meno P e al posto di dU su dM ho scritto mu. Allora T è la temperatura, P è la pressione
la pressione esercitata sul mio volume di controllo, presa con il segno meno, perché questa pressione, cioè il sistema fa del lavoro contro questa pressione e perde casomai energia. Mu si chiama chemical, sì, devo prima in mente, ma è strano quello di dirti. Potenziale chimico, chemical potential, che rappresentano appunto come l'energia interna può variare. Nel corso della storia della termodinamica, che deriva da molteplici direzioni, tutte queste parti sono state in qualche modo storicamente determinate attraverso esperimenti. La cosa che mi stupisce è che qui io abbia messo delle parentesi su T e su P, lasciando pensare che T e P siano delle variabili dipendenti e non delle variabili indipendenti. Nella formulazione che io ho fatto qui, che poi non è mia, ma è di Callin, che è un libro di testo importante di termodinamica, in realtà le variabili di base non sono la temperatura e la pressione, ma sono variabili estensive come l'entropia, il volume e la massa. E quindi T e P qui sono delle funzioni delle variabili di stato, ma poi in realtà quando si va a operare su queste cose, per ragioni varie, diciamo, per cui una molto logica è che gli strumenti di misura si possono fare per misurare T e P direttamente, questa energia interna si può avere in funzione di T e di P invertendo certe equazioni. Comunque questo è il bilancio di energia. Cosa succede al nostro bilancio di energia del nostro sistema che vi ho mostrato prima? Non ho nessuna variazione di volume, il nostro sistema rimane chiuso, ci metto un coperchio, in questo caso la variazione di volume è zero. Nessun lavoro, significa tradotto in termini. Ci metto magari, coibento bene il mio sistema, non ho nessun lavoro, non ho neanche nessuna variazione di energia interna del sistema complessivo. Il sistema complessivo è qui acqua più vapore più aria. Faccio in modo anche di tenere la temperatura costante. Cioè, queste sono le tre condizioni. Prima di andare a vedere come si mette nella nostra equazione, vi faccio anche un'ulteriore distinzione. Le cose che stiamo vedendo, io vi sto introducendo delle variabili termodinamiche, voi siete abituati a vedere la termodinamica dell'equilibrio. Termodinamica dell'equilibrio vuol dire che non c'è dinamica, è all'equilibrio. Tutte le variabili, o quasi tutte le variabili, sono fisse, mi porto da uno stato stazionario ad un altro. Qui invece stiamo parlando, io vi ho messo dei differenziali, come per voler dire che io voglio considerare le variazioni di queste quantità, tra l'altro nel corso del tempo, per cui voi leggete questi differenziali, come quando ho scritto dU, leggete dU su dT, ma la termodinamica tradizionale dell'equilibrio non ha il tempo dentro di sé, o ce l'ha in una maniera molto astratta e tende sempre ad eliminarlo. In ogni caso noi abbiamo bisogno lo stesso del nostro concetto di equilibrio, di un concetto di equilibrio, però diciamo che il nostro sistema è un sistema grande che possiamo suddividere in sotto elementi più piccoli. In ogni elemento, in ciascuno di questi elementi vale un concetto di termodinamica dell'equilibrio, perché poi ci sarebbero dei problemi di definizione, magari qualcuno di voi ne ha sentito parlare, per esempio di definizione dell'entropia o della temperatura di uno stato di non equilibrio. Allora noi supponiamo che l'equilibrio ci sia anche molto piccolo.
Quindi il nostro sistema che vediamo in realtà è così. Dividiamo tanti piccoli sistemi, in ogni elemento della griglia abbiamo un equilibrio degli elementi che compaiono nell'equazione che vedete sotto. Come va la nostra equazione? Beh, abbiamo detto, ho diviso tutte le quantità per il volume, perché mi viene più semplice così. Allora ho U piccolo è l'energia interna per unità di volume. Beh, questa è 0 perché anche l'energia interna era 0 per unità di volume, perché qui ho diviso tutto in volumetri uguali, e allora mi veniva comodo fare così. DS, c'è un DS piccolo, non un DS grande, che significa per unità di volume. P del V abbiamo detto che è 0 perché del V è 0. Quindi quello che mi resta è l'equazione che vedete in basso a destra, T ds più mu de rho uguale a 0. Che razza di equazione è questa? Beh, questa è sempre l'equazione dell'energia. Sono partito dall'equazione dell'energia, ho detto che l'energia è composta da tre elementi. Una la parte calorimetrica, due la parte di lavoro, e tre, che non vi ho specificato, quella che aveva a che fare con la massa, che è la parte di energia chimica del sistema. Tutti gli elementi, la relazione tra tutti gli elementi grandi e piccoli è fatta con un'integrale sul volume che vedete rappresentato in basso a destra. Per esempio la massa dell'acqua è più doppio, è l'integrale su ciascuno dei volumetti della densità dell'acqua sul volume, dove ho messo dei x con il vettore per indicare il volume. A questo punto attuo quello che voi forse ce l'avete leggermente diversa questa slide che ho cambiato stamattina, attuo quello che vi ho detto prima, cioè trasformo i differenziali in quello che sono per me delle derivate rispetto al tempo. Niente più queste cose che ti imbrogliano nella termodinamica dell'equilibrio. Quindi quella mia equazione che ho sopra mi dice che T per DS su DT più mu de rho su DT uguale a 0. Allora, questa è la mia equazione dell'energia per il mio volume di controllo, che ha dentro acqua liquida, aria e del vapore che si va formando nell'aria. Integro di nuovo la seconda equazione sul volume dopo che ho fatto le semplificazioni, per cui per esempio l'entropia mi arriva in questo modo. Vedete qui che con un colpo di magia l'ho fatto diventare l'entropia non più una variabile indipendente, ma una variabile dipendente, perché ho fatto un cambiamento di variabili opportuno, e funziona in particolare della pressione, della temperatura, e ho messo della X, sarebbe in realtà del volume. Comunque la mia equazione, una volta reintegrata su tutto, questa equazione reintegrata sul volume suona così: T per la variazione di entropia nel tempo più mu, che sarà una funzione di P di T e di X, per darò su dx in dx è uguale a 0. Ma la legge di conservazione della massa, se non c'è massa che entra e che esce, di acqua in particolare, dovrei scriverne anche una per l'aria, ma l'aria la considero, come dire, che sia inerte rispetto al problema. L'equazione di continuità è del rho su dt uguale meno la divergenza del flusso, l'abbiamo già vista con l'equazione di Richards, questa equazione qua. Ve l'ho ricavata esplicitamente lì, ricavata qua sarebbe esattamente la stessa condizione. Cosicché se vado a sostituire del rho su dt nell'equazione precedente, l'ultima in basso, vedete, io prendo del rho su dt e ci metto dentro l'espressione di meno di meno la divergenza, poi considerando che c'è un altro segno meno che si mangia, abbiamo questa espressione.
Il passaggio successivo qual è? Il passaggio successivo è quello di vedere che cosa è J, il flusso, perché ho un flusso di acqua, di vapore. E qua la teoria sarebbe lunga, però il flusso di vapore ha un'espressione lineare, questo è il concetto che voi dovete trattenere. L'espressione di questo è stata trovata da Onsager, che ha vinto il premio Nobel per questa roba qua. Si chiamano equazioni, reciproche di Onsager. E come è fatto questo flusso? Beh, il solito segno meno, c'è un coefficiente davanti che dipende dalla concentrazione del vapore per il gradiente di mu, il potenziale chimico. Torniamo indietro un attimo qua. Perché praticamente quello che dice Onsager è questo. Qui abbiamo queste variabili, sono estensive, cioè se prendiamo due volumi, ciascuno con la sua entropia, e mettiamo insieme i due volumi, la somma dell'entropia del sistema complessivo è la somma delle entropie. I volumi, la somma dei volumi è la somma dei volumi, e la somma delle masse è la somma delle masse. Queste si chiamano variabili intensive, T, P e mu. TPMU, perché se io prendo due elementi che hanno temperatura diversa e li metto insieme, la loro temperatura non è la somma delle temperature o la media delle temperature, ma hanno un sistema più complicato per mescolarsi. Già fate i conti che passano di qua. E allora Onsager si accorse che si ha una forza generalizzata ogni volta che c'è un gradiente delle variabili intensive. Quando c'è un gradiente di T, un gradiente di P o un gradiente di mu, la materia si sposta. E il risultato è le sue leggi lineari di spostamento di materia, che sono queste. E in particolare noi siamo interessati ad uno spostamento che è legato al gradiente di potenziale chimico, perché i gradienti di T non ne abbiamo, i gradienti di P non ne abbiamo, cioè ci sarebbe un gradiente di P dovuto alla presenza in realtà nel nostro sistema della gravità, ma supponiamo di stare facendo il nostro esperimento nella stazione spaziale in assenza di gravità. Ci abbiamo solo il potenziale chimico che può muovere le cose, quindi questa è l'espressione. D'altra parte, il potenziale chimico, qua c'è tutta un'altra cosa, una teoria non complicata, che è in parte sperimentale, che se vogliamo si può chiamare teoria delle diluizioni, in cui il potenziale chimico di una certa diluizione, in questo caso particolare del vapore, è uguale a un certo potenziale chimico di riferimento che dipende dalla sola temperatura, più la costante dei gas del vapore per la temperatura in gradi Kelvin per il logaritmo di che cosa? Della pressione parziale del vapore nello stato rispetto ad uno stato di riferimento che è con zero. Dopo questi elementi di riferimento vanno presi con dovizia, ma non si possono tutti prendere zero o uno, a seconda dei casi, ma c'è una pressione di riferimento. Allora la nostra equazione dell'energia diventa T de S su dT uguale, ci ho buttato dentro la formulazione di Onsager e vedete che all'interno dell'integrale compare un quadrato del gradiente del potenziale chimico.
Una cosa di cui siamo sicuri, prima ancora di calcolare qualsiasi sostanza stia evaporando, è che il quadrato di qualcosa è un termine positivo. Quindi da quell'equazione che io vedo, essendo che T è comunque positiva, la variazione di entropia di questo sistema, l'equazione dell'energia mi dice che nel mio sistema, il mio sistema evolve nel corso del tempo aumentando l'entropia, che è quello che nella termodinamica dell'equilibrio viene venduto come un principio, cioè il sistema che si pone all'equilibrio è quello che ha la massima entropia. Allora vi ho fatto tutta questa dimostrazione per confondervi le idee, probabilmente, non so, ma no, per mostrarvi che l'evaporazione è la manifestazione della crescita di entropia dal punto di vista macroscopico. Perché l'evaporazione avviene? L'evaporazione avviene perché il sistema ha tanti gradi di libertà e a parità di energia, perché noi qui non stiamo né creando né mettendo né sottraendo energia, a parità di energia il sistema si ridispone secondo quello che è la massima entropia. E per ogni liquido presente in natura, il sistema con la massima entropia è quello che ha in equilibrio una certa parte di vapore con la superficie liquida. L'altra cosa che è importante da un certo punto di vista è che qui l'equazione, ci sono due cose importanti che trascendono anche l'idrologia, che intanto che nelle termodinamiche del non equilibrio, cioè in tutti i fenomeni reali che noi vediamo, che il principio di massimizzazione dell'entropia non è più un principio, ma si deriva dalle equazioni del moto. E anche che si può calcolare di fatto, perché questi integrali noi li sappiamo calcolare, cioè non è magari banalissimo, ma li possiamo calcolare, visto che tra l'altro abbiamo un'espressione esplicita del potenziale chimico. Morale della favola, se vi chiedono perché c'è l'evaporazione, perché il passaggio dallo stato liquido allo stato di vapore è garantito dal secondo principio della termodinamica dell'equilibrio, se volete, di crescita dell'entropia. Io però ve l'ho dimostrato in un contesto un po' diverso, sia pure in un caso molto particolare, e cioè l'energia si dispone nella maggioranza di stati in cui può fare, nello stato più probabile in cui lo può fare. E direi che è il momento di fare una pausa.